introdurremo questo evento. Tra l'altro c'è anche da presentare il collega, ecco, che adesso se ne occupa direttamente, Guglielmo. Prego. Grazie Laura. Questo è il terzo evento formativo del corso del piano di offerta formativa in diritto tributario. Ci siamo occupati, avuto un primo incontro molto affollato, c'era anche la dottoressa Vaiano all'Hotel Mediterraneo con l'avvocato Villani, e poi abbiamo fatto un altro incontro con il congiunto con il POF di diritto penale e procedura penale, che anche ha avuto un ottimo riscontro. E oggi ci occupiamo di questa tematica che obiettivamente, insomma, purtroppo forse è il caso di dire, anche di stretta, di estrema attualità, vista anche l'intensificarsi del numero delle separazioni e dei divorzi, ovviamente con tutto ciò che questo comporta anche a livello, poi, a livello fiscale. E ripeto, sono temi che poi si cerca sempre un po' di schivare, quasi di non pensarci, però ovviamente, ripeto, nella nostra professione di avvocati è anche opportuno, insomma, essere a conoscenza. Ovviamente i matrimonialisti, chi si occupa di diritto di famiglia, credo che sia invece un aspetto comunque molto importante da tenere presente, anche i trattamenti fiscali che ci sono connessi al trasferimento di un immobile o piuttosto che a un assegno di mantenimento e via dicendo. E comunque, ripeto, sono concetti importanti da acquisire, almeno per grandi linee. Questa è la ragione che mi ha spinto a voler condividere questa bella giornata formativa anche con il piano di offerta formativa in diritto famiglia e diritto minorile, vista l'estrema disponibilità e cortesia della collega Laura Landi. E abbiamo già detto i relatori di assolutamente di valore, e aggiungo anche, noterete, di ottima comunicabilità, insomma, praticamente non è la prima volta che ci capita di condividere delle giornate formative, e quindi anche ovviamente questo ha determinato la scelta. In più c'è l'apporto del dottore Giovanni Monetti, dottore commercialista, che è a disposizione, diciamo così, per delle domande, quindi lui è poi il parafulmine per tutti i dubbi che dovessero sorgere in aula, potrà darci, oltre ai relatori, anche il dottore Monetti potrà darci sicuramente un contributo. Concludo dicendo che i prossimi due appuntamenti, che sono il 18 febbraio, quindi a breve scadenza, ci occuperemo di nuovo all'Hotel Mediterranea, un evento che è nuovamente congiunto con gli eventi formativi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Ci occuperemo in particolar modo di quelli che sono il catalogo degli atti impugnabili nel processo tributario, sono anche qui problemi di estrema attualità, i ruoli, le cartelle di pagamento, gli accertamenti, le ingiunzioni, l'ipoteca, insomma il catalogo è alquanto ampio. E poi avremo anche una tavola rotonda su alcuni aspetti peculiari della revisione del processo tributario, quindi tutela cautelare, conciliazione, reclamo e mediazione anche per i tributi locali. E poi ancora l'11 marzo c'è l'evento congiunto con il piano di offerta formativa in diritto europeo e diritto internazionale con la professoressa Angela Di Stasi. Ci occuperemo del doppio binario sanzionatorio tra sanzioni penali e sanzioni tributarie alla luce di alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi tematica anche questa di estrema attualità. Cedo la parola quindi Laura, prima battuta. Penso che sia il caso di introdurre in modo più ampio la dottoressa, sì. E poi... Sì, cedo quindi la parola alla dottoressa Rita Avagliano, componente della Commissione del Contenzioso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili della provincia di Salerno, che ci parlerà in generale della tassazione delle persone fisiche in relazione alle situazioni di crisi familiare. Prego. Bene, doverosamente e anche con grande piacere vorrei ringraziare per avermi chiamato qui a svolgere questa breve relazione. E
È stata chiamata a lezione più volte, io per la verità non ambisco a tanto, ambirei semplicemente a trasmettere alcuni principi fondamentali, perché e ringrazio soprattutto Guglielmo Cantillo, perché quando lui dice, quando lui ha detto c'è una certa capacità comunicativa, ecco, questo è quello che ho cercato di trovare in questa occasione, una certa capacità comunicativa. Devo dire che quando mi è stato assegnato questo tema e mi è stato detto bisogna partire dall'ABC perché noi non sappiamo niente, mi sono tornate in mente un po' le parole che venivano dette dai nostri maestri, primo tra tutti il padre di Guglielmo Cantillo, che io veramente mi onoro di aver avuto come maestro, non quanto avrei voluto, però insomma ho fatto tesoro il più possibile di quello che riusciva ad insegnare, ed era tanto. Appunto ho fatto tesoro di questi, di quello che mi dicevano, e le cose che mi dicevano sempre era: pensa ai principi, i principi fondamentali sono quelli che ti possono guidare nella soluzione di ogni problema e anche nella soluzione di ogni problema relativo alla tassazione della famiglia nel momento in cui c'è una crisi della famiglia, cioè una separazione o un divorzio. È importante avere ben chiari i principi di base della tassazione delle persone fisiche, perché di questo stiamo parlando, allo scopo poi di risolvere il caso particolare che ci si prospetta. Voglio dire, non c'è niente di diverso o di particolare nella tassazione di una famiglia che si scioglie, almeno dal punto di vista delle imposte dirette. C'è da applicare una norma di anche di buon senso alle volte, che può guidare la soluzione di ogni problema e che può guidare anche, io ritengo, la migliore organizzazione possibile della separazione o del divorzio anche. Perché, come vedremo, le varie forme con le quali si stabiliscono le corresponsioni da parte di un coniuge all'altro di somme di denaro, le varie forme hanno una tassazione di tipo diverso perché rispondono a logiche diverse. Ecco perché questa mia breve relazione si chiama La tassazione delle persone fisiche, i principi. E appunto dai principi partiamo. Nel DPR 597 del 1973, che costituisce l'origine del decreto che applichiamo oggi per il testo unico delle imposte dirette, c'era il cumulo obbligatorio dei redditi, cioè venivano a accumularsi in capo al capofamiglia, che normalmente era il marito, veniva a accumularsi in capo al capofamiglia i redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, dei figli minori conviventi e tutti quei redditi dei quali il contribuente avesse avuto la libera disponibilità. Che cosa comportava questo cumulo dei redditi? Proprio il cumulo dei redditi in capo al capofamiglia. Che cosa comportava? Che ovviamente veniva tassato in maniera più gravosa la famiglia rispetto ai singoli. Perché ovviamente, essendo l'imposta sul reddito delle persone fisiche un'imposta di tipo progressivo, che quindi si applica con delle aliquote maggiori quanto maggiore la base imponibile, allora evidentemente una base imponibile più ampia comportava una tassazione più ampia. Faceva però questo tipo di tassazione, era però coerente con il principio della famiglia del 1973 e di prima del 1973, e perché poi nel 1975 la legge 576 del 1975 appunto ha stabilito l'autonomia tributaria, soggettiva tributaria dei coniugi, cioè ogni coniuge calcolava indipendentemente l'uno dall'altro il proprio reddito, però rimaneva ancora il cumulo dei redditi in capo al capofamiglia. La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 76, io ricordo nel 1975 come fatto personale, io ero veramente una ragazzina, però ricordo che una rivista dell'epoca, l'Espresso era, ricordo proprio perfettamente perché mi colpì molto per un fatto familiare, nel senso che questo Espresso lanciò
una campagna per la separazione dei coniugi. Coniugi di tutta Italia, separatevi, perché così avete dei vantaggi da un punto di vista fiscale e non dovete più pagare tutte le imposte che pagate. Io mi ricordo perfettamente che mio padre fece la proposta a mia madre e mia madre la bocciò in modo proprio clamorosissimo, dichiarando che piuttosto sarebbe morta. Quindi proprio è durata poco quella campagna, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'istituto del cumulo dei redditi, perché in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, che sono due dei principi che regolano la tassazione, che regolano tutto il diritto tributario. Per cui le leggi 569 del 76 e la 114 del 77 hanno stabilito il principio di base fondamentale ancora oggi vigente, per cui ai fini IRPEF i soggetti passivi di imposta sono tutte le persone fisiche che abbiano la disponibilità del reddito, ciascuno per il reddito di cui ha la disponibilità. Questo giusto per introdurre l'argomento. Le nostre norme a proposito della tassazione noi le troviamo nel testo unico delle imposte sui redditi, che è il DPR 917 del 1986. È del 1986, ma solo di nome, perché è stato stravolto talmente tante volte ed è ancora oggi oggetto di così tanti rimaneggiamenti, rifacimenti, restyling, trucchi e chirurgia estetica, che veramente con il testo originario ha veramente poco a che vedere. Ancora, e questo perché? Perché viene ritoccato soprattutto, ed è un del destino delle norme sui redditi, ed è ritoccato in relazione alle necessità specifiche del legislatore, in relazione anche agli obiettivi specifici che la politica fiscale e quindi la politica economica stabilita dal governo si pongono. Alcuni principi però sono rimasti, e il principio dell'articolo 1, che determina appunto il presupposto dell'imposta, non si tocca. Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. La divisione in categorie non è rilevante ai nostri fini. Qualunque sia la categoria di reddito, e sono questi, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa o redditi diversi, qualunque sia la categoria di reddito, questi redditi confluiranno tutti quanti in capo al soggetto che ne ha la disponibilità, possesso in senso di disponibilità. Per esempio, è nella disponibilità dell'esercente la potestà il reddito del minore che conviva appunto chi esercita la potestà, e va dichiarato appunto dall'esercente la potestà genitoriale. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono perciò determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano in quella categoria, cioè se un soggetto ha più redditi fondiari perché possiede più immobili, siano essi fabbricati o terreni, farà confluire tutti i fabbricati e terreni nel reddito fondiario complessivo. Così pure, avendo anche redditi di lavoro dipendente, potrebbe avere tranquillamente dei redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo contemporaneamente, e far rientrare anche quelli li determinerà quindi indipendentemente l'uno dall'altro secondo la singola categoria, e poi tutti quanti dovranno confluire sullo stesso soggetto perché andranno a formare la sua capacità contributiva. Ecco come si forma allora. Tutte le categorie di reddito vanno computate ciascuna secondo le regole proprie, ma questo non è un argomento che possa interessare in questa sede. Poi naturalmente se ci sono problemi, domande, qualcosa, siamo a disposizione.
tutte le categorie di reddito, però per ciascuna categoria di reddito si calcolerà il reddito e si inserirà tutte quante nel reddito complessivo del soggetto, che non è ancora il reddito che deve essere tassato, perché a questo reddito complessivo dovranno essere sottratti gli oneri deducibili per poter giungere al reddito imponibile. Al reddito imponibile andranno applicate le aliquote per calcolare l'imposta lorda. Vi sto dicendo tutto questo che può essere anche un po' noiosetto, io mi rendo conto, perché tutto questo vi servirà, io immagino, nel momento in cui dovrete andare a guardare la dichiarazione di redditi di un soggetto, sapere che imposta lorda significa qualcosa che ancora non è quello da versare, perché andranno sottratte altre voci, e penso che possa essere di vostro interesse. Se invece credete che sia meglio sorvolare sul qualcosa, ditelo tranquillamente, non c'è problema. No, tanto non... Gli oneri deducibili dunque sono importanti, perché valgono appunto a depurare la base, il reddito complessivo, vanno a depurare il reddito complessivo di alcune spese sostenute dal soggetto per le quali il legislatore ha una particolare attenzione. Gli oneri possono essere fatti valere in dichiarazione in due modi. Noi finora abbiamo visto soltanto gli oneri deducibili, cioè quelli che si deducono dal reddito complessivo. Esistono però anche altri oneri che sono oneri detraibili, che cioè vengono detratti dall'imposta lorda per poter determinare l'imposta netta. Perché il legislatore sceglie una forma piuttosto che l'altra? Evidentemente per ragioni di politica fiscale, non ci sono altre ragioni. Calcolare la stessa spesa considerata onere deducibile o onere detraibile dà luogo a un'imposizione maggiore o minore a seconda della base imponibile che si va a toccare. Voglio dire, se un onere viene considerato deducibile, avrà un peso maggiore per chi ha un reddito più elevato rispetto a chi invece ha il reddito meno elevato, perché il reddito meno elevato è soggetto a un'aliquota più bassa e quindi quella spesa varrà di meno, diciamo così. Ecco che allora lo spostamento da oneri deducibili a oneri detraibili è sintomo immediato dell'attenzione del legislatore verso una determinata categoria di contribuenti piuttosto che verso un'altra. Gli oneri deducibili o detraibili che siano sono ammessi in deduzione o in detrazione anche se sono sostenuti per i familiari che devono essere a volte a carico e che devono essere familiari a carico. E questo è un punto veramente importante, perché il familiare a carico è essenziale nel calcolo, in quello che a voi interessa di più, ritengo. I familiari a carico sono i membri della famiglia, che nel periodo d'imposta hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, che sarebbero i 5 milioni di lire. Al lordo degli oneri deducibili. Sono in genere quindi familiari conviventi, sono però considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli, indipendentemente dal superamento di determinati limiti d'età e dal fatto che siano meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Quindi il coniuge e i figli sono il coniuge non legalmente e effettivamente separato, naturalmente, perché per il coniuge separato vige un altro tipo di discorso, perché è evidente che nel momento in cui c'è la separazione la famiglia, per come esisteva prima, non esiste più. Possono essere considerati a carico anche altri familiari, a condizione però che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Quindi il coniuge
legalmente ed effettivamente separato, che non conviva con il contribuente, ma che riceva assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è familiare a carico. Questo che cosa comporta? Comporta che le spese, determinate spese sostenute per questo familiare a carico, sono comunque deducibili dal contribuente e che, oltretutto, il contribuente avrà anche diritto alla detrazione per familiare a carico, di cui parleremo dopo. Gli oneri deducibili sono tantissimi, sono una lista contenuta nell'articolo 10 del DPR 917 del 1986. A voi interessa, immagino, questo. Gli assegni periodici, tra gli altri, cioè gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. E qui c'è la differenza. Noi abbiamo visto, familiare a carico può essere il coniuge separato che riceva degli alimenti non stabiliti dall'autorità giudiziaria. Nel momento in cui l'autorità giudiziaria invece stabilisce con un provvedimento la corresponsione di un assegno di mantenimento, quell'assegno costituirà un onere deducibile per chi lo corrisponde. Corrispondentemente costituirà un reddito di lavoro, o meglio, assimilato ad un reddito di lavoro dipendente per chi lo riceve. Va tassato. Ma è un principio di ordine generale. Quello che un soggetto deduce, un altro tassa. È normalissimo. Non può essere diversamente da così. Con lo scarto. E notate, assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, il che significa che se si corrisponde 100 in totale e 80 è per i figli e 20 per il coniuge, la deduzione opererà per 20 e solo per 20 il coniuge dovrà dichiarare. Viceversa, se invece 20 e 80, se cambia la percentuale, cambierà anche la percentuale di deduzione e di dichiarazione. Mi è capitato ultimamente, lo raccontavo a Fabrizio, credo, di parlare con un collega di Casoria, il quale collega, separato dalla moglie ormai da anni, ha dei figli che si è separato quando i figli stavano per raggiungere la maggiore età. Questo collega, oltre ad essere dottore commercialista, possiede anche un paio di alberghetti che, insomma, gli danno un certo reddito. E che cosa ha fatto lui furbamente? Ha dato più alla moglie e meno ai figli, perché essendo i figli prossimi alla maggiore età, li ha assunti, non appena arrivati a 18 anni, li ha assunti negli alberghi, li fa lavorare negli alberghi, per cui gli paga lo stipendio e deduce l'uno e l'altro. Cioè, è evidente che queste... perché lui poi, giustamente, essendo un dottore commercialista, certe cose se le guardate, no? Ed è utile conoscere questi meccanismi, io ritengo, perché anche nel dover consigliare un vostro assistito vanno viste certi particolari. Abbiamo stabilito in questo modo l'imposta lorda, abbiamo detto reddito complessivo meno oneri deducibili danno il reddito imponibile, si applica l'aliquota al reddito imponibile, si arriva all'imposta lorda. Dall'imposta lorda dobbiamo sottrarre oneri detraibili e carichi di famiglia, detrazioni per carichi di famiglia. Avremo quindi l'imposta netta, dovremo sottrarre ancora gli acconti versati e i crediti spettanti, avremo quindi l'imposta da versare. Quindi quello che viene versato è il frutto di tutta questa procedura preliminare.
Quali sono quindi gli oneri detraibili? Gli oneri detraibili si dividono in due particolari, in due grosse categorie. Le spese sostenute nell'interesse proprio e dei familiari che siano fiscalmente a carico, quindi ritorniamo ai familiari che sono fiscalmente a carico, come abbiamo visto prima, e sono spese sanitarie, spese per i disabili, le spese per i veicoli per i disabili, l'acquisto dei cani guida, istruzione secondaria e universitaria. Tenete presente che per esempio i libri non sono deducibili, le spese per le attività sportive praticate dai ragazzi dai 5 ai 18 anni, dopo i 18 anni la pratica sportiva, mi dispiace, non è più dai 5 ai 18 anni, la ragione non la so. Se a 4 anni mi dispiace, aspetti l'anno prossimo. Massimo 200 euro per figlio. Massimo 200 euro per figlio, voglio dire. Poi ci sono le spese per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, ma devono essere familiari fiscalmente a carico. Poi la detrazione spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, particolari insomma, per la parte di detrazione che costoro non hanno potuto detrarre, però sempre che siano affetti da patologie che danno diritto all'esenzione, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o agli altri familiari non autosufficienti, cioè le famose badanti, no? I contributi versati per il riscatto del corso di laurea, le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo detto che familiari a carico, eccoli qua, sono i membri della famiglia. Membri della famiglia, quindi. Quindi fino a che non si arriva al divorzio sono sempre a carico? Sono a carico nella misura in cui siano conviventi con il soggetto contribuente. Sono conviventi con la madre, sono a carico della madre. No. Neanche i figli, se i figli vivono con la madre. Certo. Sono a carico della madre. Sì. Okay. È tenuto però al mantenimento. Certo, no, a prescindere da questo. Col mantenimento si spoglia. Si spoglia del carico. Nel momento in cui paga per il mantenimento del figlio, non ha più il figlio a carico. No. E questa, diciamo la verità, è una cosa che a me non è che mi piaccia moltissimo, perché in realtà pagare il mantenimento è avere a carico. Avrei visto bene almeno la detrazione per figli a carico, ma non c'è, non c'è, non c'è. Poi, vabbè, poi ci sono altre spese sostenute, eccetera, eccetera, ma diciamo che in realtà... Poi ci sono le detrazioni per i carichi di famiglia, sono il coniuge e i figli, e questa è, l'articolo 12 del 917 si occupa in maniera particolareggiata delle detrazioni per i figli, per i carichi di famiglia nel caso di separazione e nel caso di divorzio. È proprio puntuale, io lo leggerei proprio in modo tale da poter... perché è molto molto preciso, qui non si va sui principi, qui si va proprio sulla lettera della legge. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Quindi la regola generale è che la detrazione per i figli a carico spetta nella misura del 50% tra i due coniugi o, se i coniugi stabiliscono diversamente, nella misura che hanno stabilito. In caso però di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Quindi, quello che dicevamo prima. Il genitore che è affidatario dei figli ha diritto alla detrazione per carico di famiglia. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Quindi, affidamento congiunto o condiviso, si torna alla situazione iniziale
della famiglia dove la separazione non ci sia ancora. E quindi che la regola per noi? La regola. Che cosa è la regola? Nel senso che in caso di separazione di regola l'affidamento è condiviso. Va bene, e allora se è così ci troviamo di altro. Però ove il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto uno dei genitori affidatari, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. E qui sembrerebbe tranquillo, uno non può usufruirne, ne usufruisce l'altro. Però c'è un però. Quest'ultimo, cioè il secondo genitore, quello che può usufruire della detrazione, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione, ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione. Cioè, che significa? Vado? Significa che se uno, nel caso di affidamento congiunto condiviso, abbiamo detto, ciascuno dei due coniugi ha diritto al 50% della detrazione per figli a carico. Va bene? Però, se uno dei due coniugi non ha redditi o non ha redditi sufficienti per usufruire della detrazione, che succede? Il fisco dice, ti spetta comunque la detrazione per l'intero e a usufruirne sarà il coniuge che ha capienza. Però deve riversare all'altro coniuge la parte che a lui spetta. Cioè, ed è una fregatura per il coniuge che non solo sostiene per intero la famiglia perché l'altro coniuge non ha redditi sufficienti, ma deve anche riversare la quota di detrazione per carichi di famiglia. Spesso e volentieri, dico per esperienza, non ne usufruisce affatto. Si prende il 50% e non riversa niente, a meno che non si raggiungano degli accordi precedenti. Però a sapere queste cose, uno gli accordi li prende, appunto. Immagino già gli avvocati che sferrano. Immagino già gli avvocati che sferrano la lettera, dammi la copia della dichiarazione dei redditi perché io devo verificare se è detratto in più o in meno. Quindi già vedo la guerra. Certo, sì, perché è così. Perché poi magari ci si rende conto di questa cosa a distanza di molti anni. E poi vatti a calcolare tutti gli interessi relativi, il danno subito e quant'altro. Potete anche chiedere gli arretrati. E sì che potete chiedere gli arretrati, ed è per questo che bisogna starci attenti prima. E bisogna starci attenti un po' prima proprio per questa ragione, perché c'è la possibilità poi di chiedere gli arretrati. Non mi chiedete quali sono i termini, perché quello no. Quello è il problema vostro, ci pensate voi. Ordinaria, penso. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete all'altro per l'intero importo. Stiamo parlando di detrazioni per i figli. Ancora, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, questi non è coniugato, se coniugato, se successivamente, legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera A, che sono le detrazioni per coniuge a carico. Queste tutte, insomma, tutta sta cosa serve soltanto a dire che il primo figlio, nel caso di assenza dell'altro coniuge, ha diritto alle detrazioni del coniuge che sono più elevate. Problemi che avevo pensato che si potessero porre in caso di separazione, quella innanzitutto dell'abitazione principale. Che fine fa l'abitazione principale? Tra il reddito dell'abitazione principale non entra a far parte della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
il reddito è quello catastale evidentemente, e abitazione principale è quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono familiari anche i figli, quindi nel momento in cui il soggetto esce dalla casa familiare ed è proprietario di quella casa, non per questo cessa di avere diritto alla deduzione di abitazione principale. Quella continua ad essere la sua abitazione principale. Naturalmente però, se ha un'altra abitazione di proprietà nella quale va a vivere, non può avere l'abitazione principale in più abitazioni e quindi evidentemente dovrà scegliere su quale delle due utilizzare la deduzione per l'abitazione principale. Il problema c'è ancora per quanto riguarda gli interessi sui mutui. Gli interessi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale sono deducibili, sia pure in certi limiti, in certe forme, che non sto qui a dirvi perché sono effettivamente di una complicazione, i mutui fatti prima del 93, i mutui fatti dopo il 95, insomma sono una cosa che non è facile districarsi. Anche gli interessi sul mutuo ipotecario sono deducibili anche da parte del contribuente che non è assegnatario dell'abitazione, perché quella continua ad essere l'abitazione principale del contribuente. Ancora dal punto di vista delle imposte locali avevo immaginato quali potessero essere i problemi, perché siamo sempre là. La TASI, che ha sostituito l'IMU e quant'altro, stabilisce chi sono i soggetti passivi. I soggetti passivi sono il proprietario o il titolare di usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi, quindi un diritto reale di godimento. E quindi l'ex coniuge che è assegnatario dell'immobile a seguito di separazione, divorzio o annullamento è anch'esso un soggetto passivo della TASI proprio per in quanto titolare del diritto di abitazione. Ma ovviamente questa non è dovuta dal 2016 per l'abitazione principale e quindi non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione di effetti civili del matrimonio. Io mi fermerei, poi per la TASI, non so se può essere di interesse, che me lo chiedeva Guglielmo di fare tempo fa, di fare questo accenno, e l'ho messo qui giusto per ricordare che a partire dal 2016 c'è una riduzione d'imposta del 50% per la TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, quindi sostanzialmente genitori o figli, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui si trova l'immobile, oppure che il comodante possieda nel medesimo comune soltanto un altro immobile e vi risieda. Guardate che è particolare questa cosa, perché possieda nel medesimo comune dell'immobile dato incomodato significa che se io posseggo due immobili, uno a Pontecagnano e l'altro a Salerno, non ho diritto alla detrazione IMU di TASI del 50% se io do la casa incomodato a mio figlio, perché devo avere l'abitazione, devo avere l'altro immobile e la residenza nello stesso comune, il che è abbastanza particolare, diciamoci la verità, oltre che ritengo del tutto ingiustificato, perché se posseggo soltanto due immobili e uno lo do incomodato a mio figlio, se ho la residenza va bene, se non ho la residenza non va bene. Io personalmente non riesco a comprendere questo tipo di normativa. I genitori che comprano la casa per il figlio che sta all'università in un altro comune e quindi lo comprano a nome del figlio? No, o che comprano a seconda alla, casa, sì, 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 assolutamente. No, non rientra, no. Quella è una seconda casa, quella è una seconda, per la TASI naturalmente. E io in questo momento mi fermerei qui, perché immagino di aver suscitato un po' di curiosità perlomeno. Aspetto un attimo di conoscere. No. Spero che sia stato sufficiente, ma veramente non sapevo come altrimenti affrontare un argomento del genere.
Grazie Rita, io penso che sia stata estremamente chiara e esaustiva. Un'esaustiva panoramica su quelli che sono i principi fondamentali della tassazione, della tassazione delle famiglie, facendo di accenno francamente ai problemi che più frequentemente si verificano o si possono verificare nella pratica professionale e nella vita privata di ciascuno di noi. Quello che emerge forse, Rita, se sei d'accordo, è una certa vetustà, insomma, che si nota dei segni di tutto l'impianto normativo relativo che regola un po' il diritto di famiglia, che regola la famiglia e che poi in relazione a istituti che poi si riverberano ovviamente anche per quanto riguarda i riflessi fiscali. Penso, al di là poi di come ciascuno, ovviamente non è questa la sede in cui affrontare questi problemi, il discorso della regolazione delle unioni civili, tutte le norme a quelle che abbiamo fatto riferimento di fatto partono come da presupposto dal discorso di un rapporto di coniugio legale, insomma, quindi, mentre invece per quanto riguarda i rapporti, ripeto, di convivenza amore uxorio, poi alla fine non abbiamo ancora alcune norma che espressamente riguardi gli aspetti e il trattamento fiscale. Ora sicuramente voi colleghi matrimonialisti ne saprete più di me di come poi la giurisprudenza abbia insomma un po' fatto sopperito, diciamo, alle carenze normative, situazioni analoghe che noi poi troviamo anche per quanto riguarda poi davanti alle commissioni tributarie, per quanto riguarda poi aspetti più disparati, in primo luogo ad esempio la tassazione dei tributi, di tributi locali come quello ai quali avevi fatto riferimento. E quindi Rita, ancora grazie per il tuo chiarissimo intervento. E come voi, non so se vogliamo far fare ora qualche domanda già al dottoressa Vagliano, al dottore Monetti, oppure posso cedere la parola all'avvocato Casaburi. Se ci sono domande subito su questi temi, meglio farle subito, altrimenti cedo la parola. Una sola cosa. Sì. Volevo. Prego. Rita è stata brillante. No. Rita è stata brillante nell'esposizione. In merito agli interessi passivi per l'abitazione principale, volevo soltanto fare una precisazione. Il coniuge non assegnatario può detrarre gli interessi passivi fino a quando non sia intervenuta la sentenza di divorzio, perché nel momento in cui viene annotata la sentenza di divorzio e gli effetti civili del matrimonio, a questo punto il coniuge non assegnatario perde la possibilità di detrarre gli interessi passivi. Solo questa piccola precisazione. Allora, buonasera a tutti. Anch'io ovviamente ringrazio gli amici, oltre che colleghi Landi e Candillo per avermi invitato. È un piacere per me frequentare gli ambienti giudiziari, da cui sono assente da qualche anno perché sono passato ad altra vita da un decennio, perché faccio il dirigente scolastico e quindi è un po' di tempo che non esercito, ma mi esercito in altre attività. E quindi è un po' un tuffo nel passato, anche nel passato universitario, e mi fa sicuramente piacere incontrare tanti giovani colleghi, ho visto tantissimi giovani che si affacciano a questo evento. Allora, io mi occuperò di un argomento che è a cavallo tra il diritto familiare, il diritto civile e la problematica fiscale, e ovviamente questa problematica è oggi si fonda su due aspetti che sono tra di loro collegati. Un aspetto che è quello dell'utilizzazione dello strumento del provvedimento giurisdizionale per effettuare un trasferimento immobiliare, e già qui cominciamo ad affondare in una certa incertezza, perché poi non sempre parleremo di trasferimenti immobiliari, e l'altro è quello delle agevolazioni fiscali che sono collegate a questo strumento. La materia è molto ampia, io cercando di preparare un po' delle slide
ho affondato le mani in argomenti che hanno affaticato moltissimi esperti, moltissimi cultori delle materie del diritto di famiglia e del diritto tributario. Quindi in questa sede e in questo tempo limitato mi limiterò a dare dei cenni, ovviamente siccome siamo tutti addetti ai lavori, ognuno per quanto di proprio interesse potrà poi andare ad approfondire le parti che maggiormente gli sembrano rilevanti. Per quanto riguarda, ho diviso questa breve trattazione in parti giusto per dare un ordine logico e quindi anzitutto mi sono posto il problema di andare a ripercorrere insieme a voi in questa nostra conversazione la natura giuridica di questi accordi per capire di cosa si tratta. Partiamo dall'ipotesi più semplice che è quella collegata a una separazione consensuale. Quindi una separazione consensuale all'interno della quale il marito e la moglie con due figli che sono comproprietari di un appartamento che hanno comprato insieme con un mutuo decidano di comune accordo di intestare l'appartamento solo alla moglie, che quindi rimarrà nella casa che diventerà tutta sua con accollo del mutuo. Anzi, forse il mutuo lo mettiamo dopo perché è una complicazione, In questo modo il padre provvede anche al futuro dei figli in quanto in qualche modo assicura agli stessi una situazione stabile dal punto di vista abitativo, dal punto di vista della realtà familiare. Allora, questa operazione si può compiere molto semplicemente facendo la separazione davanti al tribunale e poi andando da un notaio a fare l'atto, oppure si può realizzare in modo più articolato e fiscalmente più conveniente inserendo questa volontà all'interno del verbale e quindi all'interno anche dei patti che sono predisposti dall'avvocato allorquando predispone il verbale di separazione, i patti della separazione consensuale. Il problema che in un primo momento ha affaticato molto la dottrina e anche la giurisprudenza è stabilire ma di che razza di atto si tratta, perché come tutti quanti ricordiamo c'è stata una lunga tradizione della giurisprudenza e della dottrina che quando si trattava di norme di diritto familiare dava un'assoluta prevalenza al profilo di carattere pubblicistico. Si tratta di diritti indisponibili, guai a chi li tocca e quindi il contenuto patrimoniale non ci può stare in nessun modo. Non possiamo mai parlare di un contratto, il matrimonio non è un contratto, gli accordi non sono contratti e tutto il resto che già sappiamo benissimo. Però di fronte a questa impostazione molto risalente un po' alla volta si è allargata, sono allargate le maglie, specialmente la giurisprudenza, fino a pensare, a considerare che nella famiglia moderna in cui entrambi i coniugi sono portatori di un reddito e quindi non c'è più la impostazione di una famiglia patriarcale con una persona che guadagna e tutti gli altri familiari a carico, i rapporti patrimoniali si intrecciano e quindi quando si intrecciano questi rapporti patrimoniali, mettere ordine nel momento in cui ci si scioglie e mettere ordine nel momento in cui poi bisogna provvedere ai figli, diventa una questione sempre più complicata e quindi il risvolto patrimoniale entra proprio all'interno dei rapporti familiari. E quindi la giurisprudenza ha prima esaminato e poi via via scartato una serie di ipotesi di qualificazione di questo negozio giuridico che sostanzialmente è un accordo a contenuto patrimoniale, quindi alla fine un contratto, 1321 e seguenti, perché le varie ipotesi hanno trovato tutte quante delle controindicazioni abbastanza letali. Si è parlato di un negozio giuridico di carattere risarcitorio, ma il risarcimento potrebbe non esserci. Di una transazione, ma la transazione è quel negozio, quel contratto in cui si ci fanno reciproche, concessioni, potrebbe non esserci. Una donazione, meno che mai, la donazione come vedremo anzi è proprio esclusa come possibilità di inserimento in questo tipo di negozio. Alla fine io ho riportato una sentenza che mi è sembrata molto chiara, molto significativa della Cassazione,
che dà una definizione che mi è sembrata abbastanza onnicomprensiva della situazione, perché su cosa mette l'accento? Mette l'accento sulla necessità di individuare questo negozio giuridico come un negozio giuridico sui generis, quindi parliamo di un contratto innominato, atipico, in cui l'elemento fondamentale non è quello donativo, ma quello di composizione dei rapporti patrimoniali all'interno della famiglia e non solo, ma anche dei rapporti personali. E quindi, siccome poi il fenomeno riguarda sia la separazione sia il divorzio, escluso che in questo caso si potesse parlare della donazione, si è arrivati ad attribuire a questo negozio giuridico una sua tipicità. Una tipicità che qualche autore addirittura ha individuato proprio all'interno di un negozio con una causa famiglie, però una tipicità che esclude la gratuità e parla di una natura prevalentemente solutorio-compensativa, con qualche risvolto risarcitorio e a volte qualche risvolto transattivo, ma tutti questi risvolti sono colorazioni che non vanno a incidere sulla natura fondamentale. E quindi la causa negoziale di questa attribuzione diventa indispensabilmente quella collegata alla risoluzione dei rapporti patrimoniali all'interno della famiglia. Perché questo è significativo? Perché ci porta ad escludere, come ha fatto la Cassazione, che sia possibile inserire in questi verbali, in questi provvedimenti giurisdizionali, degli atti di sistemazione patrimoniale dei coniugi che nulla hanno a che vedere con la sistemazione della famiglia. Per esempio, un atto di divisione dei beni, puro e semplice, si è ritenuto che non possa rientrare in questo verbale, in questo atto, in questa omologazione. Perché? Perché è un atto che non riguarda la definizione dei rapporti della famiglia, ma riguarda tout court dei rapporti patrimoniali. Meno che mai può rientrare in questo tipo di atti una donazione, cioè un atto che è connotato all'animus donandi, quindi se il padre vuol donare ai figli un appartamento e questa situazione prescinde dalla situazione collegata al contenzioso tra i coniugi, questo atto non può essere inserito in questo verbale o in questo provvedimento giurisdizionale perché non fa parte di, non appartiene a questa categoria di atti con questa loro tipica causa. E quindi, come dicevo prima, la Cassazione si è espressa in modo molto chiaro sulla impossibilità di considerare come ammissibili gli atti di liberalità pura. Esaminiamo quindi il risvolto pratico, perché ovviamente cercherò di sottolineare sempre il risvolto applicativo. Se dovessimo predisporre un verbale di separazione o dei patti in cui a un certo punto dovessimo andare a configurare questa fattispecie, dobbiamo accuratamente evitare di sottolineare una ipotetica volontà liberale, quindi un animus donandi, perché questo animus donandi è incompatibile con questa tipologia di negoziazioni. L'animus donandi ne va fuori e quindi non sarebbe poi questo provvedimento convalidabile, omologabile o adottabile al Tribunale. Abbiamo detto che c'è questa funzione solutoria, io su alcune slide vado veloce perché le ho messe tutte, ma ovviamente. Anche il Tribunale di Milano ha espresso molto chiaramente questa categoria negoziale parlando di contratti atipici e quindi ha parlato di contratti finalizzati a dare compiutezza al regolamento dei rapporti patrimoniali, già legati da vincolo di comunione, anche dopo la dissoluzione di queste, assicurare le stesse maggiore serenità dei rapporti personali. Cioè si è vista una strumentalità nella definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che viene proprio, trova espressione nel provvedimento giudiziale. Non solo, ma come vedremo fra poco, ci vuole anche un nesso di dipendenza. Adesso ci occupiamo, molto velocemente, della ammissibilità di inserire questi provvedimenti all'interno degli atti giudiziari, perché qui c'è stata una frammentazione tra la posizione della Cassazione, che per quanto abbia potuto indagare fino a oggi è rimasta sempre costante, cioè ci sono stati questi arresti della Cassazione che sono risalenti, ma sono rimasti assolutamente non più turbati da nessuna oscillazione, e quindi la Cassazione
dice in modo molto chiaro che sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscono a uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne obbligano il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. La Cassazione, se guardate bene, va anche oltre, perché parla anche di beni immobili. E un caso molto interessante che è capitato è per esempio la cessione di un brevetto industriale, che non è un bene, è un bene addirittura ideale, è un bene intellettuale, però anche in questo caso rientra. E la Cassazione continua: il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto dal cancelliere, e quindi è un atto pubblico, rientra nella nozione del 2699, quindi un atto pubblico, e dopo l'omologazione costituisce il titolo per la trascrizione, senza che la validità di trasferimento si fatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale. Quindi il discorso della comunione legale viene superato da questa volontà che, come vedremo, prescinde dalla comunione legale, dalla prima casa, da qualunque altra cosa, proprio perché non c'è il trasferimento oneroso, quindi non c'è un sinallagma, non c'è una corrispettività e non c'è neanche l'animus donandi. E quindi dicevamo, queste tipologie di accordi quindi sono ritenuti ammissibili in quanto finalizzate a disciplinare gli aspetti economici della divisione. Le corti di merito invece si sono orientate in modo abbastanza diverso. Inizialmente erano orientate in senso molto negativo, perché il problema grosso che si ponevano i tribunali era quello della responsabilità relativa a questi atti, responsabilità che avrebbe dovuto assumersi il tribunale, ovvero la cancelleria, senza che ci fosse al riguardo nessuna norma specifica che lo prevedeva. E quindi era un aggravio notevole di competenze, anche perché ovviamente al verbale conseguono una serie di adempimenti che sono quelli collegati alla trascrizione dell'atto, e alcune anche verifiche prodromiche che sono quelle collegate alla regolarità dal punto di vista urbanistica dell'atto, che comportano responsabilità, anche perché se l'atto è invalido poi si potrebbe essere soggetti a un'azione risarcitoria da parte di chi l'ha fatto. Immaginate la trascrizione di un atto nullo e a questo punto non si producono gli effetti con tutto quello che segue. Per cui questa forte presa di posizione dei tribunali è stata anche giustificabile in base a questo tipo di riflessioni. Successivamente ci sono state queste sentenze della Cassazione che hanno indotto molti tribunali a orientarsi verso l'ammissibilità, ma di recente c'è stata nuovamente una serie di posizioni variegate. Ne esaminiamo alcune. Il Tribunale di Milano, con un recente decreto 21 maggio 2013, ha confermato di ritenere illegittimo l'inserimento nell'omologa della separazione di trasferimenti immobiliari tra coniugi. Cosa dice il Tribunale di Milano? Non puoi mai attribuire al giudice o al tribunale l'incarico di fare questa operazione di trasferimento, perché il tribunale non ti garantisce la tutela professionale che ti garantisce il notaio. E quindi qual è lo strumento che il Tribunale di Milano ritiene che possa essere adeguato? Quello di fare un preliminare, quindi di inserire nel verbale un impegno preliminare, quindi un'obbligazione a contrarre, che poi viene formalizzata comunque successivamente da un notaio. In questo modo si rimane tutti amici come prima, l'accordo l'hai fatto lo stesso, il tribunale non assume responsabilità, il notaio fa l'atto, è un tecnico formale che ha ovviamente le sue responsabilità, le sue assicurazioni, e tutti quanti sono tutelati in modo adeguato. Invece Bologna ha trovato una soluzione abbastanza originale. C'è un protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del 2014 siglato tra l'Osservatorio per la Giustizia e il Tribunale, che prevede la pacifica ammissibilità di tutte queste clausole e anzi indica tutte le dichiarazioni che vanno inserite per quanto riguarda l'abitabilità, per quanto riguarda anche la categoria della costruzione anteriore o successiva a certi periodi temporali collegati alle licenze e alle autorizzazioni, però stabilisce che
i coniugi, tramite i loro avvocati, debbano richiedere al giudice la nomina di un ausiliario. È questo ausiliario, che poi viene nominato dal giudice, che verifica se le parti hanno inserito tutte le dichiarazioni, tutta la documentazione necessaria a effettuare il trasferimento. Non solo, ma questo stesso ausiliario, che è normalmente un avvocato, perché addirittura è previsto nel protocollo l'istituzione di un albo in cui vadano nominati questi avvocati a rotazione, questo stesso ausiliario poi si occupa della trascrizione e del pagamento dell'imposta. Addirittura è previsto che compili il modello F23, quello che viene utilizzato per pagare le imposte, e se lo faccia poi pagare dalle parti, in modo tale che anche in questo caso c'è una verifica. Poi Treviso, in data 15 settembre 2014, ugualmente ha siglato un protocollo per la trattazione degli affari di famiglia che prevede la possibilità della clausola di trasferimento, però poi alla fine c'è una postilla, dice: qualora aveste problemi si auspica l'inserimento dell'opzione dell'intervento del notaio. Oltre a Treviso c'era Venezia, Taranto, Catanzaro, ce ne sono molte, ovviamente per semplicità non le ho messe. Ci sono invece tribunali in cui i giudici non autorizzano o non approvano, non omologano i verbali che contengono queste previsioni. Il problema secondo me va risolto a livello normativo, perché chiaramente bisogna individuare presso il tribunale degli organi competenti a effettuare questo controllo, altrimenti poi anche per le parti sarà difficile andare a capire esattamente con chi se la devono prendere nel caso che gli adempimenti non siano effettuati, anche perché le trascrizioni richiedono dei tempi molto brevi e gli uffici giudiziari non sono in condizioni di svolgere queste attività. La giurisprudenza, per quanto riguarda i controlli e le responsabilità, la giurisprudenza è divisa sulla individuazione dei soggetti a cui incombano. Secondo un primo orientamento, queste responsabilità incombono sul giudice, che dovrebbe controllare se le parti hanno fatto tutte le dichiarazioni relative. Secondo invece una seconda tesi, il giudice non deve effettuare tali controlli, ma soltanto un controllo formale per quanto riguarda l'esistenza della documentazione, e quindi, siccome deve effettuare questi controlli, alla fine la responsabilità per l'eventuale atto nulla ricade sulle parti. Però comunque al giudice incombe il controllo della legalità della documentazione richiesta dall'articolo 40 della legge 47, cioè la documentazione ai fini urbanistici, perché in questo caso la norma non prevede soltanto la nullità dell'atto, ma proprio il divieto di rogarlo per il pubblico ufficiale e quindi per il tribunale di perfezionare il provvedimento giurisdizionale. Articolo 40, lo avevo riportato per una completezza, e quindi parlavamo che qualora non provveda agli adempimenti la parte rimane responsabile. Concludiamo questa parte civilistica facendo una riflessione su cosa avviene nell'ipotesi in cui l'accordo patrimoniale sia stato fatto artificiosamente per evitare a uno dei coniugi l'aggressione da parte dei creditori, ovvero sia un atto che in qualche modo vada a realizzare una sistemazione non reale degli interessi tra gli stessi. Dobbiamo risalire a quello che abbiamo detto prima: se questo accordo lo andiamo a inserire tra quelli di natura contrattuale, quindi tra quelli previsti dal 1321 e seguenti, evidentemente è soggetto a tutti gli inconvenienti, a tutte le possibili aggressioni che sono collegate ai negozi giuridici, ai contratti. E quindi nel momento in cui questo provvedimento di natura patrimoniale convenzionale sta nel verbale di separazione o nel provvedimento collegato allo scioglimento del matrimonio, sicuramente i terzi non possono essere danneggiati, e quindi da questo punto di vista si ritiene che sia possibile anzitutto che ci sia un'azione revocatoria.
Comunque, allora, azione revocatoria fallimentare è pacificamente esperibile, perché ovviamente in questo caso se ne risultano i presupposti, perché evidentemente si tratta di un contratto, e quindi se ci sono tutti i presupposti della revocatoria, sia fallimentare sia ordinaria, il terzo, il creditore, può aggredire il bene anche qualora sia stato trasferito con un verbale di omologazione della separazione. Ugualmente si deve immaginare per quanto riguarda il discorso della simulazione. Nell'ipotesi che ci fosse una cessione simulata dei beni, e quindi un soggetto non imprenditore, che fosse quindi un debitore civile, come adesso ci siamo abituati a considerare, e che volesse in questo caso sottrarsi ai suoi creditori e quindi facesse una separazione consensuale simulata, con un simulato trasferimento dei beni, anche in questo caso potrebbe essere aggredito. Rimane il dubbio per quanto riguarda le azioni di annullamento fondate sui vizi della volontà. Se un negozio, se una espressione dell'autonomia patrimoniale, allora dovremmo anche porci il problema dei contratti che sono stati stipulati per errore, violenza e dolo, e anche qui c'è ovviamente un'ampia casistica collegata alle situazioni in cui tra i coniugi non c'è una parità di carattere volontaristico, e quindi c'è un coniuge che è soggetto all'altro coniuge sotto il profilo volitivo, e quindi si presta a farli da schermo, e quindi sarà successo a tutti quanti quelli che fanno matrimoniali di trovare queste situazioni, no? Della intestataria simulata dell'azienda, della persona che firma l'avallo e le garanzie, eccetera. Un altro problema che si pone sempre dal punto di vista civilistico è: cosa succederà nel futuro? Nel momento in cui io trasferisco la metà della casa a mia moglie perché voglio darle questa sicurezza, perché abbiamo i bambini piccoli, mia moglie poi si sposa una seconda volta e l'immobile se lo rivende, e poi con il secondo marito fanno qualche altro figlio e se ne vanno a giocare tutto quanto al casino di San Vincent. E allora uno strumento che mi è sembrato molto interessante che si può applicare in questo caso è inserire sempre nel verbale di omologazione, per poi ottenere la trascrizione, una serie di vincoli che sono collegati al 2645 ter, quindi al fondo patrimoniale, e quindi in questo caso il coniuge destinatario dell'immobile si vincolerebbe a utilizzare anzitutto le rendite se un immobile reddituale, quindi se fosse un immobile dato in affitto, ovvero a pagarne il mutuo, ovvero contrarrebbe anche l'obbligo di non vendere l'immobile fin quando i figli raggiungano una certa età, la maggiore età, oppure abbiano un reddito autonomo. Questo si giustifica proprio perché una volta che abbiamo fatto questa trasmissione del bene immobile senza alcun'altra garanzia che quella relativa alla buona volontà del padre o della madre, potremmo incorrere in sorprese molto amare. Un'altra soluzione è quella di intestare direttamente il bene ai figli. In questo caso però ci troviamo di fronte a un altro problema. L'altro problema è quello collegato al negozio in favore dei terzi, al contratto in favore dei terzi. In questo caso, se il figlio è maggiorenne, in questo caso ricordiamo che il terzo deve accettare il negozio giuridico che viene fatto in suo favore, se il figlio è maggiorenne dobbiamo ipotizzare che si possa portare presente nel verbale, in modo tale che possa essere presente per dare il suo consenso. Se il figlio è minorenne il problema si complica, perché ovviamente abbiamo bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, quindi dovremmo acquisire preventivamente questa autorizzazione per poterla poi esibire in sede di verbale di omologazione, cosa un po' abbastanza articolata. Sempre parlando di problemi che ci possono coinvolgere dal punto di vista pratico, quello che accennavo prima, abbiamo il problema del mutuo. Se l'immobile è creato dal mutuo, la banca, l'ente di credito che ha concesso il mutuo e che non è parte dell'accordo matrimoniale, ovviamente non potrà risentire di questi effetti, perché siccome è stato parte della convenzione, gli effetti della convenzione non gli si possono estendere. Quindi potrebbe tranquillamente non accettare l'accolo del mutuo. Per esempio, se il marito, che era quello che aveva il contratto in mutuo, aveva un reddito e la moglie, che riceve l'altra metà, il reddito non ce l'ha, è chiaro che la banca non mollerà mai il marito, perché la garanzia sull'immobile è un di più, ma sappiamo benissimo che le banche
mirano anzitutto ad avere un soggetto che abbia un reddito. Quindi in questo caso o si acquisisce preventivamente il consenso dell'ente mutuante e quindi poi lo si esibisce, perché dovrebbe esserci l'accollo, dell'accollo privativo, quindi dovrebbe esserci la liberazione del coniuge che vende la sua metà o l'intero, che trasferisce la sua metà all'intero, e ovviamente il trasferimento del mutuo all'altro coniuge. Oppure il problema è che in questo caso il negozio giuridico all'interno del verbale non si può fare, salvo a voler immaginare che poi si debba fare successivamente un negozio giuridico dal notaio solo per quanto riguarda gli obblighi di pagamento. Ma la cosa si complica perché poi c'è il problema collegato alle rate del mutuo e quindi bisognerebbe stabilire nel verbale quale sarà la situazione del pagamento delle rate del mutuo, cosa che ci succede tutte le volte, no? Le rate del mutuo magari sono arretrate, oppure c'è la manutenzione straordinaria degli immobili, oppure sono gli oneri condominiali, quindi tutte queste questioni di dettaglio che però costituiscono importi di decine di centinaia di euro, migliaia di euro, e sappiamo bene che sono significative nell'ambito della situazione dei coniugi. Quindi, secondo me, occorre essere molto attenti nel momento in cui si vanno a inserire queste clausole all'interno del verbale di omologazione, perché bisogna valutare tutte le possibili conseguenze prima di vararle, non solo quelle attuali, ma anche quelle prospettiche. C'è un'altra vicenda che ho esaminato, non l'ho riportata qua per brevità: se l'immobile che il marito cede alla moglie è un immobile, nell'ipotesi marito alla moglie, è un immobile che gli è pervenuto per donazione o per successione, e in questo caso c'è un'azione per la lesione della legittima, che succede? Perché dobbiamo anche immaginare che ci sia questa situazione. Oppure se ci sono figli sopraggiunti che possono andare a impugnare le disposizioni, quindi sono situazioni abbastanza complesse che chiaramente per l'avvocato che deve affrontare per conto dei suoi clienti questa problematica comportano uno studio particolare che va anche compensato, secondo me, a parte, perché significa fare una consulenza su una problematica patrimoniale abbastanza ampia e che prescinde dal discorso della separazione. Ci avviamo alla conclusione e parliamo della famosa norma speciale dell'articolo 19 della legge 74 dell'87, che è una norma che quando fu dettata era una norma abbastanza misteriosa, nel senso che non se ne capì immediatamente l'effetto dirompente, eversivo, che il fisco, sapete come fa? Fa finta di niente. Cioè il fisco non è che ha la leale collaborazione, quella che è prevista dallo statuto dei collaboratori. Il fisco, se ci può fregare, ci frega, e specialmente quelli che sono senza tutela normalmente incappano senza tutela di un professionista, incappano in clamorosi bidoni, specialmente quando magari qualche notaio l'atto lo fa senza magari andare a precisare al cliente che poi dovrà fare degli adempimenti per le agevolazioni fiscali o dovrà astenersi dal fare qualche altra cosa, che il notaio quando fa l'atto poi mette la firma e i problemi si ritoglie. Questo articolo 19 è un articolo scritto in modo assai diciamo generico, che dice tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti, quindi proprio urbi e torbi, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, di cessazione e effettività, nonché relativi ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corrispondenza dei soldi di assegni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. E qui è successo l'accapigliamento, perché per i tributaristi tassa è una cosa diversa da imposta o da tributo. E quindi se questo legislatore ha scritto tassa, all'inizio ci siamo detto tutti quanti sono tasse, quindi sono un certo tipo di tributi che con le imposte non c'ha nulla a che fare. Ma poi questi legislatori sono legislatori che alla fine si scopre che sono atecnici, perché ogni tanto quando a Montecitorio ci sono le donne delle pulizie che passano per i banchi, chiedono a questi anche di revisionare un po' il testo delle leggi, ormai si fa così per avere una maggiore... E allora a questo punto è stata chiamata a intervenire la Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese perché ha usato prima il forcipe, poi ha fatto un taglio cesareo, poi dopo ha cercato di allargare, insomma alla fine questa norma è stata allargata in tutti i modi possibili. Anzitutto
questa norma è stata estesa all'imposta ipotecaria, perché il grimaldello è stato questo, l'imposta ipotecaria, che è un'imposta che si paga per la trascrizione, ovvero anche quando si fa un'ipoteca. Allora, cosa era successo? Che due coniugi avevano fatto la famosa ipoteca sull'immobile passato col verbale di omologazione e l'ufficio del registro gli ha detto, mi devi pagare, anzi no, la conservatoria all'epoca c'era, dice mi devi pagare l'imposta ipotecaria. E allora ha detto, no, non ti devo pagare l'imposta ipotecaria, perché sta scritto là che sono esenti da tutto. Dice, ma come non so, là sono solo le tasse, dice, no, sono anche le imposte. E allora la Corte Costituzionale che ha detto, e io se ve lo potessi far vedere ve lo farei vedere, ma insomma ha detto, fermi tutti, è manifestamente illegittimo, illogico, contro l'articolo 3, la parità di trattamento, che non si paghi niente, ma poi pagate l'imposta ipotecaria. E in questa prima sentenza del 92, la Corte Costituzionale ha detto, ma guardate, sicuramente è così, comprende tutto, ma siccome il giudizio me lo avete fatto solo per l'imposta ipotecaria, io mica posso dichiararlo illegittimo per tutto. Mi avete chiesto l'imposta ipotecaria e quindi lo dichiaro illegittimo per l'imposta ipotecaria. Ma ovviamente la Cassazione è tornata a pronunciarsi dopo poco. Ecco qua dice molto significativamente, il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure comparate, perché qui prende in esame anche il problema della differenza tra divorzio e separazione. Quindi si torna a pronunciare nel 99, e nel 99, siccome la questione era più generale, fa piazza pulita e dice benissimo, allora siccome là già è stabilito il principio, abbiamo già stabilito il principio che separazione e divorzio è la stessa cosa, che questi provvedimenti devono essere esenti da tutto, perché? Perché la logica del legislatore qual è? La ratio è quella di agevolare in tutti i modi possibili la soluzione dei problemi dentro la famiglia. Quindi siccome dentro la famiglia, se tu cominci a dire che devono pagare l'imposta di bollo, devono pagare i diritti, devono pagare le concessioni, poi vanno dal notaio, la cassa notariato, la scrizione, non devono pagare niente, perché in quel momento, dice, traducendo in termini molto più correnti la Corte Costituzionale, non c'è nessun trasferimento di beni, non c'è nessun lucro, non c'è nessun vantaggio, non c'è nessuna posizione che viene in qualche modo, che diventa assoggettabile a imposizione, c'è solo una famiglia che si disgrega e i beni in qualche modo passano da un lato all'altro, ma non li possiamo far pagare, perché prima il marito andava a casa e trovava la casa e adesso non ci va più lui ma ci va la moglie con i figli. Questa era più o meno la logica detta in maccheronichese. E allora nel 99 la Corte Costituzionale dice ok, non si paga nulla per nessun tipo di imposta, per nessun tipo di tassa e nessun tipo di procedura. Ci rimaneva ancora un problema, che era quello di sapere, ma i figli, ma se i genitori i beni non se li passano tra di loro ma li passano ai figli, che non fanno parte del procedimento, perché il procedimento è tra la moglie e il marito, e i figli li faceva pagare? Ma assolutamente no, anche i figli non li faceva pagare, quindi l'esenzione per motivi logici si estende anche ai provvedimenti di trasferimento immobiliare che riguardano i figli. Ovviamente questa affermazione ha dei corollari, perché siccome sono tutti gli atti, i provvedimenti collegati, anche i successivi atti, cioè anche quelli notarili, non pagano nulla, quindi dal notaio, e quindi questa è una cosa che dobbiamo sapere quando portiamo i nostri clienti dal notaio non si paga null'altro che l'onorario al notaio, sono esenti i diritti di bollo, di copia, di repertorio, non si pagano neanche, non si paga il contributo unificato, non si pagano le copie degli atti, e il notaio non può pretendere nessun importo che non sia quello del suo onorario, punto. Allora questo diventa una cosa importante, perché a questo punto ci si deve rendere conto della differenza poi che c'è tra l'atto che è esente e l'atto che non esente. Allora, quindi dicevamo, c'era poi un problema ulteriore, questa è una sentenza che in embrione è abbastanza rivoluzionaria, questa 202, perché pochi hanno notato che questa sentenza, come diceva prima l'avvocato Candilo, pone la radice della parificazione tra il matrimonio che è stato celebrato o è stato ratificato come matrimonio civile, il matrimonio e la convivenza. Perché questa sentenza
dice anche una cosa significativa, dice non c'è nessun motivo per discriminare il passaggio dei beni tra un marito e una moglie che li danno ai figli e tra un padre e una madre che li danno ai figli, e quindi ha esteso le agevolazioni anche all'ipotesi in cui non sia la dissoluzione all'interno del matrimonio, ma ci sia soltanto un trasferimento all'interno della famiglia, che è una famiglia anche se non c'è il matrimonio, perché sarebbe stata una illegittima disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio, che ricevono i beni e non pagano nulla, e i figli nati fuori del matrimonio, che ricevono i beni e pagano. E quindi la Corte Costituzionale nel lontano 2003 si era orientata anche in questo. Quindi dice molto chiaramente, la mancanza del rapporto di coniuge fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento, in quanto ciò che rileva, eccetera, eccetera. Allora, concludendo, riassumendo, l'esenzione dell'articolo 19 si estende a tutte le imposte e tasse relative agli accordi patrimoniali stipulati, riguarda separazione e divorzio, comprende anche i negozi giuridici direttamente rivolti ai figli, non comprende gli atti individuati come donazioni. Quindi errore gravissimo quello di andare a scrivere in questi accordi che il padre dona o la madre dona, non c'è mai una donazione, c'è sempre soltanto un trasferimento, perché se ci mettete donazione automaticamente gli fate, vi mettete in crisi. Un'altra importantissima connotazione che ha fatto la Cassazione per quanto riguarda questi atti è che devono essere assolutamente collegati alla esigenza di arrivare all'accordo, perché questa funzionalizzazione che li rende esenti, cioè soltanto nell'ipotesi in cui attraverso questi trasferimenti, attraverso queste azioni, le parti abbiano trovato il modo per mettersi d'accordo, soltanto in questo caso è possibile avvantaggiarsi di queste norme. Allora, siccome non ci costa nulla, il Consiglio Notarile, da cui ho mutuato questa formula, consiglia, è un consiglio, e quindi consiglia, giustamente, no, consiglia di inserire questa dichiarazione. Dichiarano espressamente i coniugi che al fine di pervenire alla separazione e divorzio si è reso indispensabile superare le controversie circa le attribuzioni patrimoniali che hanno provocato una grave battuta d'arresto, perché qui è un po' colorito, e quindi cosa hanno fatto? Si è pervenuti così alla decisione di trasferire quanto in oggetto ai figli nati nel matrimonio, e questa è la formula magica, considerando i coniugi tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La Cassazione lo dice proprio espressamente, se c'è questa ratio, questa causa di questa convenzione, allora tutto va bene. Quindi il trasferimento o la pattuizione o l'accordo deve essere indispensabile e funzionale al fine della risoluzione della crisi, e quindi ovviamente se l'accordo coinvolge i figli bisogna anche indicare che garantisce i figli e da loro le certezze patrimoniali, evitando problemi che potrebbero scaturire da eventuali seconde nozze. E poi ovviamente la dichiarazione che bisogna inserire nei nostri atti, perché questa è fondamentale, perché l'atto a questo punto viene trasfuso nel verbale, il verbale poi è soggetto di trascrizione e trascrizione, si chiede che il presente atto venga tassato in esenzione di ogni imposta e tassa ai sensi della legge 6 marzo 74, articolo 19, regime fiscale esteso, e qui vengono citate le due sentenze della Corte Costituzionale. Che ci dice l'Agenzia delle Entrate? L'Agenzia delle Entrate si rassegna, perché di fronte a Cassazione e Corte Costituzionale alza le mani. Anzitutto c'è questa circolare molto significativa, la 21 giugno 2012, 27E, che dice anzitutto che purché l'accordo patrimoniale sia elemento funzionale e indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, vedete che lo riporta pari pari, quindi l'Agenzia delle Entrate si è opposta fino allo spasimo a un accordo in cui non c'era indicata questa cosa, ma le parti avevano detto che volevano regalare l'immobile ai figli. Invece no, l'accordo patrimoniale deve essere elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Purché ci sia questo, non si paga nulla. E quindi non si paga nessuna imposta. Un aspetto interessante è quello relativo alla prima casa. Come sapete, vi sarà capitato, con le agevolazioni fiscali della prima casa, di acquistare con aliquote agevolate o addirittura tassa fissa. In questi casi era previsto l'obbligo di rimanere nella proprietà dell'immobile per un certo numero di anni, 5, è variato, ma diciamo 5 perché queste norme sono un po' succedute nel tempo,
Casomai si fosse rivenduta la casa, c'era la decadenza dei benefici fiscali, quindi si pagava tutto quello che non si era pagato, più una pena del 30%, una sanzione, salvo che entro un anno o 18 mesi, anche questo si è succeduto nel tempo, i termini sono succeduti, non ci fosse il reinvestimento in un'altra prima casa. Ma se la prima casa è quella che i marito e moglie se la sono comprate insieme, come fanno a trasferirsi questo immobile? Perché uno dei due rimane senza. Arriva sempre la circolare 21 giugno 2012, non vi preoccupate, non succede nulla. Allora, se la trasferite all'interno di questi patti, purché ci sia il collegamento teleologico funzionale con la famiglia, chi cede non decade e chi acquista rimane nel beneficio della prima casa. Quindi il problema non si pone. Ma se poi chi cede vende, che succede? Caso concreto, moglie e marito abitano in un certo paesino di provincia, a un certo punto c'è lo scandalo familiare, la moglie si fa dare l'appartamento per intero dal marito, ma tutto attorno c'è la famiglia del marito, non può più campare là, allora se ne deve andare. E quindi emigra con i figli, si vende quella casa e se ne compra una dall'altra parte. In questo caso, dice l'Agenzia delle Entrate, nessuna preoccupazione. Siccome abbiamo fatto finta che la casa è come se l'avessi comprata sempre tu, puoi rivendere purché poi reinvesti entro il termine previsto. E quindi in questo caso, anche se abbiamo fatto questo trasferimento e poi c'è stata la rivendita, non succede niente. Questo è molto importante perché evidentemente ci dà la possibilità di avere questa agevolazione senza problemi. C'è una cosa che la circolare non ha previsto e che il dubbio me lo sono posto io, perché dice il coniuge che cede la sua metà non decade da nulla perché l'abbiamo salvato in capo alla moglie. Però il beneficio della prima casa si può chiedere una sola volta. Allora a questo punto ci dobbiamo porre il problema, ma il marito che ha ceduto la casa alla moglie che era prima casa ed è rimasto anche senza casa, se si va a comprare un'altra casa non può più avere la prima casa? Questa è una cosa che a dire il vero la circolare non ci dice. Sarebbe interessante andare a vedere in questo caso come si comporta l'Agenzia delle Entrate e vedere poi se al riguardo si può accendere un bel contenzioso, perché secondo me come razio dovrebbe essere logico che il marito è come se lo avesse mai avuta, perché in fondo l'abbiamo trasferita tutta la moglie in questo esempio che ho fatto, ma perché io sono uomo, ma lo posso fare anche dall'altro lato. E quindi dovremmo anche, diciamo, ridare questa verginità fiscale al marito consentendogli di fare questa operazione. Una grande paura era venuta a tutti quanti perché era stato introdotto questo articolo 10 del decreto legislativo del 2011 che aveva detto fermi tutti, le agevolazioni non ci sono più, non se ne sono più per nessuno, eccetera, abbiamo tutte annullate. Ma è arrivata un'altra volta la circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 2E del 2014, ha detto sì, abbiamo tolto tutte le agevolazioni fiscali, ma questo non va a riguardare l'articolo 19, perché lì sono esenzioni collegate a una ratio diversa, non è una ratio tributaria, ma c'è una norma diversa che è ispirata a principi diversi, quindi anche se l'abbiamo tolta per tutti, invece lì non succede nulla. Un profilo interessante, diciamo recentissimo, è quello collegato alla negoziazione assistita. Perché ci siamo posti il problema? Ma nella negoziazione assistita non abbiamo un provvedimento giudiziario, perché ci sono casi, devo dire, molto limitati, perché poi se andiamo a vedere la normativa sulla negoziazione assistita, quelli che ci interessano sono veramente pochi, però diciamo il verbale, la dichiarazione consensuale fatta al comune da parte dei coniugi che vogliono sciogliere il matrimonio si potrebbe fare, e in questo caso si applica o non si applica l'esenzione dell'articolo 19? Anche in questo caso è intervenuta tempestivamente l'Agenzia delle Entrate e ha detto si applica. Risoluzione 65 del 2015, quindi parliamo di tempi veramente recentissimi, risoluzione sulla base di un quesito, quindi un avvocato ha detto sai ma io sto separando due persone, adesso facciamo questa cessione, però io sono un avvocato, non c'ho il provvedimento giudiziario. Si applica lo stesso l'esenzione? Dice l'Agenzia delle Entrate sì, perché la convenzione di negoziazione assistita a tutti gli effetti del provvedimento giudiziario. E siccome a tutti gli effetti, lo dice, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti
e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale e cessazione. E quindi, siccome l'accordo concluso produce i medesimi effetti, allora anche questo provvedimento e tutti gli atti collegati sono esenti da ogni tipo di imposta. E quindi anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate si è espressa in modo favorevole. Qui c'è ovviamente il grande inghippo del parere della Procura della Repubblica, perché forse l'avete già esaminato, è veramente un meccanismo micidiale, perché il Tribunale esce dalla porta ma rientra dalla finestra. Quindi avete letto questa circolare bellissima che dice presso la Procura della Repubblica vanno fatti i registri transitori di memoria con l'indicazione di chi ha chiesto il parere o non ha chiesto il parere. Da noi penso che il problema in termini quantitativi non esista ancora, a Milano è già una tragedia perché veramente le carte si perdono. Concludendo, ho pescato un protocollo di applicativo che è stato fatto dal Tribunale di Perugia, dove hanno addirittura formalizzato il verbale e hanno indicato nel verbale tutte quante le dichiarazioni che bisogna inserire per poter utilizzare poi il verbale per la trascrizione dell'atto. E le dichiarazioni sono veramente numerosissime. Si parte da una cosa fondamentale, perché ci vuole la manifestazione di volontà. Perché se è un contratto, se è un accordo tra due persone che manifestano volontà, ci vuole la dichiarazione di volontà. E quindi, attenzione, ce la dobbiamo mettere, perché non può essere implicita, non può essere un ordine del giudice, non può essere una presa d'atto della volontà, ci vuole proprio la manifestazione. Quindi ci vuole la chiara e inequivoca manifestazione di volontà di procedere al trasferimento. Ma non solo ci vuole la proposta, ma ci vuole anche l'accettazione, se no il negozio non si conclude. E poi la causa, e qui devo dire hanno formalizzato bene questa cosa, perciò ve l'ho proposto, deve essere la funzione istolutorio compensativa, precisando che si va a dirimere le questioni collegate ai coniugi. Poi bisogna eliminare gli atti che hanno uno scopo, una causa diversa, e quindi, come dicevo prima, la vendita, pure semplice, lo scioglimento di comunioni, la divisione di altri beni, lo scioglimento di società, la donazione. Qui c'è un altro problema che io mi ponevo: ma se il marito vuol cedere alla moglie la metà della casa, ma la casa è una casa di 10 stanze poste in un posto centrale e vale 2 milioni di euro, e dice il marito: sì, io la metà te la voglio pure dare, però ti do tantissimo, io resto senza niente, quindi io te la do, tu non mi paghi l'intero, però una cosa di soldi me la devi dare, perché ti do molto di più di quanto serve per abitare. E quindi in questo caso io mi sono chiesto, ma dal punto di vista, come dicevano prima, dell'accordo familiare, ha anche un senso che la moglie dia una differenza al marito per questa casa, la villa, no, la famosa villa, perché sono situazioni del genere. Ecco, in questo caso però noi usciamo dai parametri che sono stati indicati dalla Cassazione, e secondo me è un discorso riduttivo, perché poi di fatto impediscono questa situazione. Molti immobili che non hanno reddito, ma sono immobili di grande valore oggi, purtroppo sono una specie di zavorra per i coniugi, perché l'hanno comprato, magari l'hanno pagato, adesso non riescono più a venderlo, però alla fine il valore patrimoniale è di gran lunga superiore a quello collegato alle esigenze della famiglia. Poi, sempre il Tribunale di Perugia, dice indicazione territoriale, e qui c'è una serie di complicazioni. Allora, è importante farsi assistere da un tecnico. Il tecnico che a me è stato sempre vicino e mi ha sempre dato una mano fondamentale in queste cose, facendo io tributario, ma anche occupandomi di problemi collegati alle successioni, eccetera, è stato sempre un geometra bravo, che è quello che vi può fare da pilota in queste vicende. Perché quando andiamo a leggere i fogli di mappa o quando andiamo a vedere le pratiche al comune, veramente c'è poi da fare qualche errore grossolano. E allora l'importante è capire esattamente cosa succede. Non ho detto un ingegnere, ma non per mancanza di rispetto agli ingegneri, ma forse perché gli ingegneri certe volte questo tipo di lavoro non lo fanno. Mi è capitato di avere qualche amico ingegnere che ha detto: no, ma io poi ci mando il geometra. Ma insomma, è un discorso di qualificazione. Ma anche l'ingegnere, anche l'architetto va benissimo, purché sia versato in queste cose. E io di questo non vi do lettura, perché però voglio solo farmi notare la delicatezza e la necessità anche di fare degli accertamenti ipocatastali,
Cioè, prima di consigliare al vostro cliente di fare accettare questo tipo di accordo, è necessario andarsi a fare una bella visura ipocatastale per capire su questo immobile che ci sta, ci fosse ancora qualche cosa non cancellata, ipoteche, ci fossero degli atti pendenti, delle ipoteche legali da parte dell'Agenzia delle Entrate, ci fossero rendite, censi, ci fossero servitù, usufrutti, insomma è importante sapere questo. E poi c'è tutta la parte relativa alle sanatorie, che evidentemente diventa oggi fondamentale, senza poi dimenticare l'ultima delle cose belle che sono state inserite, il discorso energetico. Oggi sapete che senza la dichiarazione dell'APE, sì, senza l'APE non si va da nessuna parte, quindi addirittura l'atto non si può fare, quindi bisogna indicare la categoria energetica d'appartamento senza della quale non si possono fare le cessioni. Ovviamente questo riguarda gli immobili. Il Tribunale di Perugia fa una cosa ulteriore, e ho concluso, è quella relativa alla cessione di terreni. Si pone il problema non solo della cessione di terreni, ma addirittura la cessione di terreni che superino i 5.000 metri, la cessione di terreni edificabili, che non sembrerebbe all'interno della logica. Però secondo me anche l'esclusione di patrimonialità come i titoli, come le partecipazioni azionarie, come le quote di partecipazione in società di persone, in società di capitali che non sono quotate in borsa, vanno considerate, perché si tratta comunque di patrimonialità che secondo me vanno assimilate e per le quali le imposte non vanno pagate. Vi ringrazio e ho concluso. Oltre a ringraziare, sì, ringraziamo Gianfranco Casaburio per questa ricostruzione dapprima teorica e poi che però ha affrontato aspetti molto pratici, insomma, di sottesi ai negozi di disposizione patrimoniale, mettendo in evidenza quelli che sono poi problematiche fiscali. Come diceva la collega Landi, la prima cosa ci preme riferire se ci sono delle domande connesse ad una delle due relazioni. È stato un quadro molto interessante. Io tra l'altro vi chiederei, perché a noi sicuramente capiterà di affrontare queste situazioni, magari anche di avervi come riferimenti in eventuali consulenze successive, qualora noi ne avessimo necessità anche appunto di approntare atti del genere. Vedevo anche Gianfranco che particolarmente, per quanto adesso sia dirigente scolastico e quindi sia passato ad altra vita, come adesso dice. Ritorno. Ecco, adesso ritorno. La vendetta. No, ritorno. Appunto. Quindi anche come riferimento eventuale come collaborazione, integrazione, sicuramente, perché sono state molto specifiche queste relazioni. A qualcuno è capitato di affrontare questa problematica e di riscontrare dei disagi applicativi, il foro, qualche giudice che si è rifiutato di redigere un caso di accordi di trasferimenti. Io ho esperienza che chiedono, preferiscono che si faccia questo preliminare con un impegno poi a trasferire successivamente, anche perché, come ha evidenziato Gianfranco, ci sono parecchie responsabilità anche come avvocati, allora andarci a impegolare talvolta in queste situazioni quando non ne abbiamo l'idea complessiva. Per esempio, da ultimo diceva, c'è bisogno anche del certificato energetico, allora non avere la completezza del quadro e rischiare poi di creare un problema all'assistito, è chiaro che anche per noi è più semplice. Però la soluzione c'è. La soluzione c'è, perché c'è un inconveniente grosso collegato a non completare tutto subito. Perché poi, mi sentite? Sì. Il problema è collegato alla immediatezza, alla delicatezza della situazione familiare. Allora, il giorno che portate i coniugi lì e firmano è un giorno in cui ci sono tutte e due. Poi ci sono, sapete, no? Le compagne, i compagni, le famiglie, le società. Allora, il problema di fare un atto con effetto obbligatorio e magari poi essere costretto a chiedere una sentenza che abbia effetto costitutivo è una tragedia. La soluzione è molto semplice, basta farsi fare l'atto dal notaio prima, cioè il notaio lo dobbiamo consultare per farci fare un atto
e il contenuto di quell'atto, invece che farlo fare dal notaio, lo riversiamo, perché il tecnico ci vuole. Allora, o il notaio o il geometra, esula dalle nostre competenze professionali stare appresso a tutte le miliardi di leggi che vengono a scriverci cosa bisogna indicare, tutte le clausole, perché veramente c'è da impazzire. C'è da impazzire per noi che lo facevamo a livello professionale, perché veramente solo chi quotidianamente si va a confrontare con queste leggi, come i commercialisti che quotidianamente si vanno a confrontare con queste leggi, no, mentre l'avvocato tributarista c'ha un po' l'archeologia del tributario, il commercialista c'ha l'attualità. Allora, quando io arrivo a fare i ricorsi sono già cose 6, 7, 5 anni prima, sì. Ma se dovendo lavorare da commercialista veramente bisogna stare appresso agli aggiornamenti che sono quotidiani delle leggi che ci piovono. Però se uno va dal notaio prima e al notaio dice: notaio, devo fare questo trasferimento, mi fate le misure, si va dagli esperti, dall'avvisurista, e si fanno fare tutte le dichiarazioni, basta solo trasfonderle, perché è chiaro che il tribunale la scocciatura non la vuole. Però è anche chiaro che le parti, nel momento in cui stanno e firmano, e quel verbale è quello definitivo, e si trascrive, gli effetti siano subito, la soluzione si è risolta subito. Se invece uno poi deve riconvocare le stesse parti davanti a un notaio, e poi il notaio chi le paga? Lo paghi tu, lo paghi, i soldi non ci stanno? Succede di tutto, no? Ci è capitato, oggi i soldi non ce l'ho, lo dovrei dare, il notaio, lo sappiamo bene, giustamente, se non lo si paga subito, l'atto non lo manda avanti. Quindi meglio risolvere tutto in quel momento, se uno riesce. Ovviamente però il notaio lo si paga lo stesso, perché fa una consulenza e quindi si chiede prima cosa debba fare. Prego, dottore, se vuole fare qualche, aggiungere qualcosa, qualche osservazione. Allora, io volevo portarvi un caso che mi è successo proprio una decina di giorni fa. C'era un mio cliente che purtroppo si stava separando con la moglie e con l'avvocato stavano cercando di raggiungere un accordo. A questo punto l'avvocato propendeva per un assegno da dare in totale una tantum di 1000 euro, pretendeva di dare 800 euro per i figli e 200 euro per il coniuge. A chi io feci capire al cliente, dico: attenzione, guarda, secondo me l'avvocato sta sbagliando, perché per ai fini della deducibilità da parte del reddito, a te conviene dare 800 euro al coniuge e 200 euro per i figli, quindi attenzione anche a questo. A che capì che tra gli avvocati si erano sentiti, perché poi il coniuge, cioè la moglie, avrebbe dovuto pagare le tasse sugli 800 euro che percepiva, quindi non c'era un equilibrio. Quando prima si diceva il fatto: c'è chi detrae, c'è chi paga, ma c'è lo scotto in mezzo, cioè alla fine è chi paga le tasse. Quindi a questo punto di solito conviene, per la parte che paga l'assegno di mantenimento, fare un assegno unico al coniuge, così lo detrae per intero. Questo è il discorso. Poi, per quanto riguarda le spese sanitarie, per esempio, alcune volte succedono che i coniugi che sono separati o sono divorziati, il figlio chi lo porta dal medico? Devo pagare io, devi pagare tu. E di queste noi commercialisti alcune volte ne sentiamo. Allora vale sempre il principio che sotto la ricevuta, cioè la prestazione sanitaria, viene scritto spese pagate dal genitore tizio e caio, che a questo punto se lo può scaricare per intero. Quindi queste erano le due precisazioni che volevo fare. Grazie dottore Moretti. Ripeto ancora, se ci sono domande in aula. Mi veniva per esempio un'altra riflessione, parlando dei negozi giuridici di disposizione patrimoniale, questo poi si tratterebbe di introdurre un tema sicuramente troppo vasto, al quale non possiamo se non fare accenno adesso, anche ai problemi per esempio riguardo i rapporti tra diritto di famiglia e diritto tributario, ai problemi connessi alla istituzione del fondo patrimoniale. Quale strumento al quale frequentemente si è fatto uso, soprattutto fino a tempi recentissimi, quale strumento per cercare così di mettere in protezione il patrimonio, non solo immobiliare, in generale il patrimonio finalizzato, diciamo così, alla tutela dei bisogni della famiglia e poi in buona
sostanza per cercare di sottrarlo a una eventuale esecuzione o pignoramento non solo da parte dei privati ma anche da parte di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate. Vogliamo andare oltre in questo obiettivo, possiamo andare anche oltre. In che senso? Voglio dire che è un fenomeno molto diffuso ultimamente, quello delle false separazioni. Allora, se la separazione... Prego, abbiamo dato lo spunto per ulteriore cosa. Sì, infatti c'è questo, questo fenomeno molto diffuso ultimamente, questo delle false separazioni, perché se le vere separazioni sono un depauperamento della famiglia, è molto facile e anzi sicuro che una falsa separazione può essere un grosso vantaggio. Nel senso che innanzitutto c'è appunto questo passaggio dei beni che è assolutamente esentato, come spiegava prima l'avvocato Casaburi, il che ovviamente non è cosa da poco, e che viene, rientra in un'ottica di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e quindi difficilmente aggredibile da parte dei terzi che dovrebbero andare a dimostrare che in realtà non era quello l'obiettivo, ma era un obiettivo in frode dei terzi e anche dell'amministrazione finanziaria in particolare. Ma ci sono poi dei vantaggi di tipo spicciolo, proprio spicciolo. Innanzitutto nel momento in cui i due coniugi hanno una forte sproporzione per quanto riguarda i redditi che loro percepiscono, dare al coniuge più debole una parte dei propri redditi abbassa l'aliquota contributiva di entrambi, cioè uno lo alza ma comunque è abbassato in totale, si abbassa l'importo da pagare. Ancora, il coniuge separato non entra nell'ISEE del coniuge affidatario dei figli, per cui evidentemente nel momento in cui i figli sono affidati al coniuge economicamente più debole è evidente che hanno dei vantaggi ai fini delle tasse universitarie o piuttosto della partecipazione alle spese sanitarie o altri tipi di iscrizione alle scuole, mense scolastiche e quant'altro. L'Erasmus e tutto quello che ne consegue, cioè tutto quello che è legato alla situazione economico-patrimoniale della famiglia, perché è evidente che il coniuge, non facendo più parte ufficialmente della famiglia, non entra più nel calcolo dell'ISEE, né con il suo patrimonio né con i suoi redditi. Quindi voglio dire, l'utilizzo della prima casa, no? Volendolo seguire ancora, no? La separazione tra i coniugi con l'assegnazione della casa a un figlio consente di utilizzare questa casa come prima casa del figlio e quindi con l'abbattimento dei costi per quanto riguarda il tasso, bolletta dell'Enel, parliamo qui di discorsi abbastanza interessanti in termini di denaro, perché immaginate avere una seconda casa con tutti i costi di una casa oppure trasformare questa seconda casa in una prima casa e quindi a favore di una persona famiglia, quindi diventa un discorso insomma voglio dire però ci si può ragionare ovviamente bisogna sempre avere un rapporto fiduciario molto tosto perché quando si è separato certe volte non sono riconoscenti. Prima di chiudere una pillola vorrei chiedere, mi è venuto in mente proprio sull'ISEE. Noi spesso valutiamo questo documento anche ai fini dell'istanza della missione al patrocinio delle spese dello Stato e ci troviamo a volte davanti a due voci diverse, ISEE con due con due valori diversi. Come li dobbiamo interpretare? Che significato hanno queste? Da uno è perché spesso una è maggiore e un'altra è inferiore. Ma l'ISEE calcola la capacità reddituale e la capacità patrimoniale della famiglia, che significa che si riuniscono in un unico documento tutti il patrimonio familiare con dei pesi specifici e poi anche i redditi di tutta la famiglia, anch'essi con dei redditi specifici, poi depurati con delle percentuali dipendenti dal numero di appartenenti al nucleo familiare, situazione e tutto il resto.
Non so quale dovreste prendere, quello reddituale, io immagino, per poter fare, per calcolare il gratuito patrocinio. Quindi non vanno accumulate, ma deve essere valutato. Sono separate a seconda dell'uso che se ne fa, si considera uno è reddito e l'altro è patrimonio, chiaro. In assoluto il gratuito patrocinio sembra che vada con quello del reddito. Dovrebbe andare il gratuito patrocinio, non quello. Perché voi dovete allegare sia la dichiarazione dei redditi, e adesso l'ISEE prima era sotto la dichiarazione dei redditi che si allegava per il gratuito patrocinio, quindi a quello reddituale. Dobbiamo fare riferimento ai quello reddituale. Penso. Le due voci si riferiscono a due elementi differenti. Due elementi differenti, sì. La cosa non è da sottovalutare, perché si sfocia addirittura in un reato penale, quindi insomma è una cosa da non sottovalutare. Vuoi aggiungere qualcosa? No, nient'altro, io volevo solo dire che la prossima lezione per quanto riguarda il corso di diritto famiglia e minori è il 2 marzo, però vi invierò nuova comunicazione, riguarda e in condivisione col diritto penale, quindi tratteremo l'articolo 570 in particolare, alimenti, continuiamo sempre su questo argomento e violazioni, quindi norme ricollegate. Mentre il collega Marinaro, che si occupa dell'ADR, ci segnalava nuovamente un altro incontro sulla negoziazione assistita il 25 di questo mese in aula Barbetti, perché fa parte del suo corso. Quindi chi è interessato ci possiamo vedere anche lì per la negoziazione. Ringrazio tutti, vi saluto, alla prossima.